Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al nostro terzo e nuovo vlog. Guardate dove siamo. Wow, siamo al parco dei dinosauri. Sì, siamo al parco dei dinosauri di Paestum. Wow, finalmente adesso andiamo a vedere i dinosauri. Sì, adesso andiamo. Va bene. Wow, guarda. Wow, cos'è questo? Questo è Plesiosauro Lumba. Ed era un rettile acquatico. Non lo sapevo questo. Vabbè, oggi che siamo al parco dei dinosauri conoscerai tutti i dinosauri. Va bene. E guardate chi c'è insieme al plesiosauro. E questi chi sono? Allora, questi sono i Diplocaulus e l'Eustenopterodon. Strano. È vero, hanno tutti dei nomi strani questi dinosauri. Il mio preferito rimane Plesiosauro, visto che lo vedo per la prima volta. Va bene. Adesso andiamo avanti, voglio vedere che altri dinosauri troviamo. Va bene. E questo che dinosauro è, Gibo? Ah, non lo so. Allora, questo si chiama Tanistropeus. Strano. Beh, questo dinosauro poteva vivere sia in acqua che sulla terraferma. Oh, non lo sapevo questo. Nemmeno io. Però somiglia un po' a una lucertola con il collo lungo. Sì. Andiamo avanti, voglio vedere se ci sono altri dinosauri più fighi. Va bene. E qui invece abbiamo lo stegosauro. Sì, è proprio lo stegosauro. Guardate le spine sulla schiena e la coda. Lo stegosauro usava la coda per uccidere i dinosauri carnivori. Oh, va bene. Sono più belle anche le zampone. Sì. Lo stegosauro era un dinosauro erbivoro. Sì, ma mangiava erba. Infatti questo è proprio lo stegosauro. I stegosauri avevano la testa media. Va bene, andiamo avanti. E questo che dinosauro è? Sembra quasi un dimetrodonte. Sì, sembrano quasi dei dimetrodonti. E questo si chiama Edaphosaurus. L'Edaphosaurus. Sì, assomiglia un po' a un dimetrodonte. Allora, qui c'è scritto rettili simili a mammiferi. Assomigliano un po' dei mammiferi. Sì. Ma anche questo era un dinosauro erbivoro. Sì. Anche questo è un dinosauro erbivoro. Dobbiamo guardarci il film Jurassic Park e Jurassic World. Sì, lo dobbiamo vedere quel film. Va bene, andiamo avanti. D'accordo. Ciao Edaphosaurus. E questo che dinosauro è, Gibo? Non lo so. Sembrava un apatosauro piccolissimo. Questo si chiama Europasaurus. Oh, l'Europasauro è questo. Sì. Anche questo è vissuto nel Giurassico superiore, come lo stegosauro. Sì, in effetti anche lui viveva nel Giurassico superiore. Anche lui era erbivoro, vero? Sì. E il nome Europasauro significa lucertola europea. Mi piace tantissimo la faccia. E anche quella cresta lì. E ha dei buchi a posto del naso. Anche la coda è bella. E le zamponi. Guardate quanto era alto. Wow, è il doppio dell'uomo. Sì, è proprio il doppio. E questo che cos'è? Sembra un piccolo velociraptor.
Sì, sembra proprio un velociraptor. Vabbè, andiamo a vedere come si chiama. Questo si chiama Tronodon. Ah, il Tronodon si chiama questo dinosauro. Sì, si chiama proprio Tronodon. Ed era un dinosauro carnivoro. Ed era alto circa 2 metri. Ed è vissuto nel Cretaceo superiore. Ah, è vero, perché è piccolissimo. Vabbè, andiamo avanti. Ciao Tronodon. Guarda Gibo, qua abbiamo un'altra razza di dinosauro diverso. Sì. E guarda che artiglioni. La coda e le zampe. Però con quella faccia lì credo che stia mangiando le foglie. Sì. Questo si chiama Plateosaurus. Ed è vissuto nel Triassico superiore. Il cartello dice che è vegetariano. Sì, ed è un dinosauro erbivoro. Ed era alto circa 3 metri. Questo parco di dinosauri mi sta piacendo un sacco. Sì, anche a me. Andiamo avanti. Va bene. Oh, guarda, questo è il dimetrodonte. Sì, questo deve essere proprio il dimetrodonte. In effetti, questo è proprio il dimetrodonte. Bellissimo il dimetrodonte. Guardate che faccia. Ah, è un sorriso maligno. Ma che sorriso maligno? Dai ragazzi, non litigate. D'accordo. Comunque, signor dimetrodonte, sei bellissimo. Sì, e anche la vela che ha sulla schiena. Va bene. La prossima volta ti daremo da mangiare. Ma non vedi che è una statua? Ah, è vero, è una statua. D'accordo, andiamo avanti. Ciao dimetrodonte. E questo cos'è? Un piccolo triceratopo? No, assomiglia un po' a un triceratopo questo piccoletto. Però non ha le corna. Ah, vero. Questo è un Leptoceratopos. Vissuto nel Cretaceo superiore. Ed era molto più piccolo rispetto al triceratopo. Sì, è piccolissimo. Lo sapevi, Lumba, cosa poteva fare questo piccoletto? No. Poteva staccare una testa a un dinosauro piccolissimo. Wow. Sì. Comunque andiamo avanti. Ciao, piccoletto. Oh, guarda, qui abbiamo un altro tirannosauro, vero? No, è troppo piccolo per essere un tirannosauro. Allora, vediamo un po'. Questo è un dinosauro che è vissuto nel Giurassico superiore e si chiama Ceratosaurus. Un Ceratosaurus? No, Lumpa, un Ceratosaurus. Ah, va bene, Ceratosaurus. E anche lui era un dinosauro erbivoro. Era lungo circa 6 metri. Allora era gigante. Sì, era proprio un gigante. Mi piace tantissimo come l'hanno fatto. Sì, mi piace pure a me. D'accordo, andiamo avanti. Ciao Ceratosaurus. Guarda Gibo, qui c'è il Tirannosauro Rex. Sì, questo è proprio il Tirannosauro. Il grande re dei dinosauri. Sì, questo è proprio il re dei dinosauri. E il Tirannosauro è vissuto nel Cretaceo superiore. Va bene. Però questo compare pure nel film di Jurassic World. Sì, in Jurassic World appare il Tirannosauro. Compare anche nel secondo e nel terzo. Sì, è una vera miglia il Tirannosauro. E guarda i dentoni. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, facciamo prima un inchino davanti al re dei dinosauri. Va bene. Ci inchiniamo davanti a voi, vostra maestà. Va bene, andiamo avanti. Ciao Tirannosauro. Oh, guarda Gibo, quanto è alto questo dinosauro. Wow, bellissimo. C'è anche il cucciolo. No, vabbè, che figata. Come si chiama questo dinosauro titanico? Allora, fammi dare un'occhiata. Questo è il Diplodocus ed è vissuto nel Giurassico superiore ed era alto fino a 25 metri. Wow, ed è bellissimo con il collo lungo, sembra una giraffa. Assomiglia un po' ad una giraffa.
possiamo andare avanti che voglio vedere se ci sono altri dinosauri fighissimi. Va bene. E questo che dinosauro è? Sembra un piccolo Listrosaurus. Sì, assomiglia un po' all'Listrosaurus. Questo si chiama Dicinodontia. Strano questo nome. Sì, è proprio strano. Ed era alto circa 1 a 30 metri. Però assomiglia un po' a una lucertola. Vabbè, Lumba, andiamo avanti. Va bene. E questo è un dinosauro? No, questo non è affatto un dinosauro. E allora cosa c'entra? Perché è un animale preistorico. Allora, questo si chiama Iaenodon. Ah, Iaenodon. Sì. Ed è un mammifero preistorico. Cioè, guarda che zamponi che ha. E guarda i denti. Vero, sembra quasi un leone. E guarda le orecchie e la coda. Sì, sembra quasi un cane gigante. Mi piace molto il modo in cui l'hanno costruito. Anche il sedere è fatto bene. Sì, anche il sedere è fatto bene. Va bene, andiamo avanti. Ciao, Iaenodon. E qui abbiamo un altro stegosauro. No, è molto più piccolo rispetto a uno stegosauro. Sì, è piccolissimo. E questa è un'altra razza di stegosauro e si chiama Kentrosaurus. Ed è vissuto nel Giurassico superiore. Come lo stegosauro. Sì, proprio come lo stegosauro. E la coda è spinosa. La coda sembra quasi un cactus. Anche questo era un dinosauro erbivoro. Sì, anche questo era un dinosauro erbivoro. Però i dinosauri nascono dalle uova. Come gli uccelli. Sì, proprio come gli uccelli. Mi piacciono anche le zampe. Va bene, andiamo avanti. Ciao Kentrosaurus. E qui abbiamo una lucertola gigante e dei velociraptor. Non credo, Lumba. Questo è l'Iguanodon. E questo qua si chiama Deinonychus. Ah, l'Iguanodonte, quello là che appare nel film Disney Dinosauri. Sì, proprio quello che appare nel film Dinosauri. Ed è fatto bellissimo. Non dimentichiamo che l'Iguanodonte era un dinosauro erbivoro, mentre il Deinonychus era un dinosauro carnivoro. Ed era molto più piccolo rispetto all'Iguanodonte. Sì, vero, Lumba. Mi piace molto il modo in cui li hanno costruiti questi dinosauri. Va bene, andiamo avanti. E qui che abbiamo? Non lo so. A me sembra più un... Vabbè, andiamo a vedere esattamente come si chiama. Questo si chiama Ornithosuchus. Ah, l'Ornithosuchus. Ed è vissuto nel Triassico superiore, circa 225 milioni di anni fa. Ma è un dinosauro carnivoro? Eh sì, dovrebbe essere proprio un dinosauro carnivoro. Anche se ha la testa da tirannosauro. Ha proprio la testa da tirannosauro. Però anche i denti e le zampe sono fatti bene. Vabbè, andiamo avanti, che mi sta simpatico questo dinosauro. Va bene. Ciao, Ornithosuchus. Gibbo, guarda! Qui abbiamo il triceratopo. Sì, è proprio il triceratopo. E ci sono anche i cuccioli. Sì. Con quelle corna poteva distruggere un albero. Poteva far cadere un albero con quelle due corna, il triceratopo. Anche la bocca e le zampe sono fatte bene. Sì. Però il collare osseo è bellissimo. Già, sembra quasi un leone. Però ha una faccia strana. Sì, ha una faccia strana. A me piace davvero il triceratopo. Anche a me piace il triceratopo. Ed era un dinosauro erbivoro. D'accordo, andiamo avanti. Ciao triceratopo. E qui che abbiamo? Strano. È davvero strano. Allora, questo si chiama Pachycephalosaurus. Ah, Pachycephalosaurus. Lomba, sta zitto, si dice Pachycephalosaurus.
Allora, Pachycephalosaurus. Bravo, Lumba, così si dice. Bravo. Grazie, grazie. Sei molto gentile, Gibo. Allora, il Pachycephalosaurus è vissuto nel Cretaceo Superiore. Però anche quello con la testa poteva far cadere un albero. Sì, anche questo poteva far crollare un albero come il Triceratopo. Però le zampe sono fighissime e anche la coda. Sì, sembra quasi un Velociraptor con la testa enorme. Però era alto circa 8 metri. Wow, vabbè, andiamo avanti. Ciao Pachycephalosaurus. E qui abbiamo un ippopotamo magro magro. Non credo sia un ippopotamo magro. E in effetti questo si chiama Moerotherium. È vero, Moerotherium. Sì, Lumba. Ed era un mammifero erbivoro. Oh, è vero. Ma poi guarda le zampe. E la coda. E la faccia. Guarda che sorriso. Già, sta sorridendo. Mi piace un sacco il modo in cui l'hanno costruito. Ma allora, ma perché rimani qui fermo? Perché questa è una statua. No, non è il vero Moerotherium. Ah, va bene. Pensa che lo potremmo cavalcare, questo qua. Tu dici? Sì. Comunque, andiamo avanti. Va bene, ciao Moerotherium. E qui abbiamo il mammut. Sì, questo è proprio il mammut. Sì, è proprio il mammut. Sì, mi piace molto, è maestoso pure. Cioè, guarda le zampone. Sì. E guarda anche il sederone. Ma lascia perdere il sedere. Guarda anche le zanne e la proboscide. E anche la faccia. E anche una testa enorme. Anche le orecchie. Il mammut era un elefante preistorico che è vissuto nell'era glaciale. Ah, proprio quello del film Blue Sky. Sì, Lumba, proprio quello del film Blue Sky, sì. Comunque con la proboscide poteva prendere i frutti dagli alberi. E poteva anche succhiare l'acqua dalla proboscide e ingoiarla. Ah, va bene, come gli elefanti. Sì, Lumba, proprio così. Anche la pelliccia è bellissima. Con la pelliccia evita di avere freddo. È maestosissimo questo mammut. Sì, Lumba, l'abbiamo capito. Andiamo avanti. Va bene. Ciao, mammut. Guarda, qui abbiamo un rinoceronte gigante. Ma che rinoceronte gigante? Questo è l'Asmotherium. Ed era un rinoceronte preistorico con un solo corno. Pensa che con quel corno gigante poteva abbattere un albero con un solo colpo. Oh, come il rinoceronte. Sì, Lumba, proprio come il rinoceronte, sì. Cioè, guardate le zampone. È maestosissimo questo Elasmotherium. Ma era erbivoro questo qua. Sì, era un erbivoro. Comunque, anche le orecchie e la bocca sempre sono fatte bene. Anche se ha un aspetto nervoso. Ma che è nervoso? Ha uno sguardo minacciosissimo. Dai, ragazzi, non litigate. E andiamo avanti. Va bene. Ciao, signor rinoceronte gigante. E qui abbiamo gli uomini Neanderthal. Sì, sono proprio gli uomini Neanderthal, ovvero i cavernicoli. Guarda, c'è anche un cinghiale insieme agli uomini Neanderthal. Però questo non è un cinghiale. Questo si chiama Archaeotherium. Ah, assomiglia un po' a un cinghiale. Sì, è una specie di cinghiale preistorico. Pensa che è lungo fino a 2 metri. Però è piccolissimo. Va bene, andiamo avanti. Ciao Archaeotherium. E ciao uomini di Neanderthal. E qui abbiamo un coccodrillo. No, non è un coccodrillo. Assomiglia un po' a un coccodrillo. E questo si chiama Goniopolis. Ah, è Goniopolis. Ed è spettacolare questo animale. È spettacolare anche la coda. Anche le zampe e le squame e la corazza. Pensa che quando si nascondeva nell'acqua poteva mangiare un animale carnivoro. Come i coccodrilli. Proprio come i coccodrilli. È maestoso pure questo qua.
Sì, è proprio maestoso. Mi piacciono pure gli occhi. Ha gli occhi verdi. E la pupilla che sembra più una I. Mi piace pure la bocca con i grandi denti. Questo è vissuto nel Giurassico inferiore. Va bene, andiamo avanti. Va bene, ciao Goniopolis. E qui abbiamo un pappagallo gigante. Non credo sia proprio un pappagallo gigante, Lumba. In effetti questo è un uccello e si chiama diatrimma. Ah, diatrimma! Ed era un uccello carnivoro. Era proprio un uccello carnivoro. Anche il becco è fatto bene. E anche le zamponi. E la coda. Mi piace molto il modo in cui l'hanno costruito. Piace pure a me. Va bene, andiamo avanti. Ciao, diatrimma. Questo è un orsacchiotto. Ah, sì, Lumba, proprio un orsacchiotto. Infatti questo si chiama Ursus Spelaus, che significa orso delle caverne. Ah, va bene, orso delle caverne si chiama proprio. Perché viveva nelle caverne. Vabbè, le caverne erano la sua casa. Ed è in piedi su quattro zampe. È vissuto anche nel quaternario. È fatto benone. Sì, sembra quasi un orso vero. Ed era un mammifero carnivoro, vissuto in Europa ed in Asia. Oh, va bene. Allora era asiatico ed europeo. Comunque andiamo avanti. Va bene. Ciao, orso delle caverne. E qui che abbiamo? Questo è un dinosauro. Sì, ed è piccolissimo. Sì. In effetti questo si chiama Scelidosaurus. Ed è stato scoperto in Inghilterra. Va bene, allora parla l'inglese. No, Lumba, non parla l'inglese. Non è come Arex Pastori che parla. Comunque mi piacciono pure gli occhi, che come li hanno fatti. E guarda le squame, la corazza, le zampe e la coda. E questo è vissuto nel Giurassico inferiore. E ogni zampa era dotata di quattro dita. Ed era lungo circa 4 metri. Vabbè, fighissimo allora. Comunque andiamo avanti. Va bene. Ciao, Scelidosaurus. E qui invece che abbiamo? Allora. Questa si chiama Amaiasaurus. Amaiasaurus. Sì. Per ora sta riposando. Si è sdraiata. E questa è vissuta nel Cretaceo superiore. Ed era un dinosauro erbivoro. Ed era alta circa 8,60 metri. Caspiterina! Sì, Lumba, per caspiterina è la parola giusta. Mi piace di più il muso lungo. Sì, sembra quasi un'anatra. Ma anche gli occhi sono spettacolari. Ma è una gobba? No, non è una gobba. Anche la coda è spettacolare. La Maiasauro è spettacolosissima. Sì, è spettacolosissima, Lumba. Pensa che in italiano si chiama Amaiasaura. Ah, allora è femmina. Guarda le dimensioni del cucciolo. Ah, il cucciolo è più piccolo rispetto alla mamma. Sì. Andiamo avanti. Va bene. Ciao, Maiasaurus. E qui invece abbiamo un altro tirannosauro. Anzi, non è un tirannosauro. È piccolo per essere un tirannosauro. In effetti questo si chiama Albertosaurus. E anche questo è vissuto nel Cretaceo superiore. Ed era lungo circa 8,15 metri. Wow, allora era altissimo allora. Sì, era altissimo l'Albertosauro. Anche questo era un dinosauro carnivoro. Mi piacciono di più i denti. E anche le zampe. E la coda. E le mani. E gli occhi. Già, è fighissimo. Diciamo anche maestoso. Va bene, maestoso anche. D'accordo. Andiamo avanti. Ciao, Albertosauro. Finito. Abbiamo finito tutto. Sì, abbiamo finito tutto il giro. Mi è piaciuto tantissimo questo parco dei dinosauri. Anche a me è piaciuto. Voi invece cosa ne pensate, ragazzi? Vi è piaciuto questo parco dei dinosauri? Mi raccomando, fatecelo sapere pure nei commenti su Instagram. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!
Ciao a tutti ragazzi! Ciao belli!